pomeriggio, sì, lo so, vedermi così è tutto un dire, e anche il mio meraviglioso cappellino con il gatto, ok, preso da Terranova con i saldi quest'anno, quindi. Allora, dunque, sono in un supermercato perché devo fare la spesa e ho pensato di provare a registrare il mio primo vuoto alla spesa, dedicato a generi alimentari, se vi possono interessare. Non so se caricherò mai questo video, non so quanto mi si vedrà, non so quanto si vedrà niente, comunque lì sta la mano e noi proviamo un attimo ad intanto faccio la spesa perché la devo fare e poi vediamo cosa ne viene fuori, se c'è qualcosa di carino, se pubblicherò mai questo video, se lo vedrete vuol dire che l'ho pubblicato e se vi piace come idea o comunque volete darmi consigli perché è il mio primo vuoto alla spesa, assolutamente ditemi tutto. Vado. Allora, eccoci, dunque, inquadratura molto molto di fortuna. Secondo me stare sopra una luce che mi fa da aureola non è la cosa migliore, ma non so dove mettervi, quindi per questa volta state qui con la luce che mi fa da aureola. Siete sopra un pacchetto, una scatola di Nutella, quindi dunque, prima di tutto bevo. A questo punto bevo, scusate. Sì, io bevo l'acqua del rubinetto, tanto ho il purificatore.
e iniziamo a fare svuota la spesa. Non so da dove partire, vado molto random. Allora, dunque, partiamo dalla borsa della cosa da frigo. Vediamo. Allora, ho preso prosciutto cotto. Ho provato questo Gran Tenerone Casa Modena. Non so com'è, però era in offerta. E poi anche quello della Coop classico. Ovviamente io lo metto via guardando le scadenze, quindi va messo via così. Poi dopo, finché sono in frigo, mozzarelle. Queste sono di brontolo. E non so quale, sì, so quale voleva, ma quelle che voleva erano in offerta ed ovviamente erano finite. Quindi ho provato le granarolo che so che le mangia e ho provato anche le granarolo oggi puoi perché hanno meno il 30% di sale e meno il 50% di grassi. Pacco scorto ovviamente da 3. Poi dopo ho visto questi yogurt e io li adoro e non ho resistito, anche se ne ho, ma tanto come scadenza vanno avanti. Dunque, il Müller soffio mousse di bianco più granella di pistacchio. Io quelli mousse li adoro. Oltretutto adoro il pistacchio, quindi questi sono i miei preferiti da sempre. Poi dopo, finché c'era, qui c'è novità, ma è una novità dell'anno scorso, mousse di bianco più cubetti al cocco e cioccolato, comunque sono ottimi. E questa invece è una novità perché io non l'ho mai visto, mousse di bianco più brownie al caffè. E ho preso questi, poi altra cosa che io prendo, ve li faccio vedere, sono due gusti, ma ne ho presi 4. Questi qui da bere della Alpli, yogurt da bere alla fragola e multifrutti. Ci sono solo questi due gusti alla Coop, quindi ho questi o questi, e ne ho presi 4, 2 e 2. Ora pauso un attimo perché metto queste cose in frigo, ma assieme in frigo ci metto anche le carote, perché ho preso le carote, sì. Ok, allora la prima borsa è andata, adesso andiamo avanti. Ah, premessa, in questo video non vedrete, state vedendo oltretutto una cucina assurda. Sì, tutta qui, la mia cucina è tutta qui, basta, finita così. Ed non vedete tanta frutta e verdura perché non la compro alla Coop, semplicemente per quello, quindi in questa spesa non c'è. E poi è una spesa soprattutto ed è prima che richiudano tutto, perché la Coop è fuori comune e faccio fatica ad andarci. Quindi c'è solamente un Conad da me, piccolo, perché è il City e c'è niente. Però andiamo avanti con la seconda, facciamo questa, va. Seconda borsa è questa. Allora, prima di tutto ho preso un pile, questo qui, stupendo. Eccolo qui, non ho capito perché era morta la luce, vabbè, eccolo qui, l'ho pagato un 5,90, non è matrimoniale, è di quello singolo, reversibile, caldissimo sembra, ma non è per me, non è per me. Comunque sia, intanto lo appoggiamo. Sì, c'è un po' tanta di confusione. Poi ho preso la vitamina C dell'acerola 1000, questa qui. Io con questa mi trovo benissimo ed è tutto inverno la prendo. Ed è tanto che non la trovavo più in farmacia, anche se era quella che mi trovavo meglio, e perché è tutta naturale. Non la trovavo più in farmacia, la trovavo online e vabbè, la prendevo online. Finalmente alla Coop l'ho trovata, quindi quando ci vado e la prendo. Ne ho prese due perché era in offerta e quindi intanto le ho prese, anche perché l'inverno è ancora lungo. Poi, questa è dell'Ortolina, non pensavo invece buona, polpa per pizza, non pensavo mai davvero buona. Poi, altra cosa che ho preso che non c'entra niente, ma queste tre cose sono per me, adesso le metto di là. Batiste, shampoo secco, il classico per me è il migliore. Tinta perché mi serviva una tinta, ma non tanto perché mi serviva la tinta, ma perché ho preso anche il ritocco. Questo qua è il ritocco della ricrescita, ma per ricrescita e per i capelli bianchi. Il ritocco l'ho preso perché c'è una promozione. Andate a vedere dalla L'Oreal,
andate a vedere, oppure googlate, perché acquistando una tinta qualunque di, tra quelle indicate e acquistando anche un ritocco per la crescita, vi rimborsano il ritocco, mandando lo scontrino, mandando online, non ho capito, devo guardare bene, ma mi sono segnata quelle cose che andavano bene da acquistare, questa cera, il mio colore, il ritocco mi serve e quindi ci sta, le mettiamo di là e adesso vediamo alla pasta. Allora, voiello. Normalmente io prendo la Barilla, non la Voiello, ma è in offerta. Io non so se è un buon prezzo o no, però 59 centesimi, mezzo chilo, secondo me è un buon prezzo. E ho preso i formati che di solito non prendiamo, quindi le Mafalde corte, che adesso sono curiosa perché ho visto, anche scusate, i fusilli bucati corti, che sono questi, ma ripeto che sono curiosa perché ho visto un servizio qualche giorno fa che dice che la pasta, anche se è di un marchio italiano, può essere lavorata in Italia, ma prodotta con grani esteri. Allora, l'unica con grano aureo 100% italiano, filiera controllata. E adesso io mi voglio mettere qui e leggere se è vero che anche il grano è effettivamente, perché il grano può venire, anzi, tantissimi grani, non so, tantissimo grano che viene per la pasta è soprattutto americano, California, anche Africa, tantissimo. Poi è lavorato in Italia, è prodotto in Italia e quindi per il marchio italiano. Ma tanti marchi, anche famosi, hanno dovuto togliere la scritta Made in Italy perché alla fine il grano non era italiano. E a questo punto lo voglio davvero guardare. Prodotto in Italia, sì. Made in Italy, ok. Però deve dire, è obbligato a dire, dove è prodotto il grano. Ora lo cerchiamo. Eccolo qua. Allora, paese di coltivazione del grano, Italia. Paese di molinatura, Italia. Bene, questa è una cosa che non sapevo, ma quando guardate, dovete guardare proprio le varie tipologie di prodotti. È una cosa da guardare. Quindi potrebbe essere che è uno stock. Ad esempio, lo stesso stock. La Voiello, in questo caso è Made in Italy, bene, queste confezioni erano tutte nella stessa scatola, quindi sono Made in Italy tutto quanto. Però, ad esempio, se la ricomprate la stessa tra qualche mese, riguardateci, e così anche se fanno, ad esempio, mi viene la Barilla perché io uso la Barilla, Barilla classica, Barilla regionali, Barilla e dei piccolini, guardatelo sempre, perché è una cosa che io non sapevo, magari voi da una vita, però prodotta in Italia, ma con grani anche esteri. Sono proprio curiosa di. Poi ho preso anche questi due. Sì, ho le orecchie del coniglio, che le farfalle, che non prendiamo spesso, e le tofarelle. Eccole qua. Adesso io metto via anche questa borsa perché è finita e poi dopo ci rivediamo. Ecco, per riallacciarmi al discorso precedente, pasta della Conad in questo caso. Dunque, dice che Conad ha scelto di utilizzare almeno il 51% di grano italiano proveniente di coltivazione nel nostro paese. Ok, andiamo a leggere tutto quanto perché dobbiamo leggerci tutta la confezione. Però, pasta di semola di grano duro, paese di coltivazione del grano, Italia e altri paesi UE e non UE. Poi, paese di molinatura, Italia. Però, ecco. Servizio che ho guardato su un report, se non sbaglio, tanto metto via ed è una cosa che non sapevo e cavolo, adesso la so e ci guardo. Quella ce l'avevo già e poi alla fine vabbè, è tutto così. Però è una cosa che adesso ci guarderò. Ok, e abbiamo finito anche la seconda borsa. Ora andiamo alla terza e non vi spaventate per quello che vedrete perché poi ve lo spiegherò. Dunque, partiamo da questi biscotti a bracci, erano in offerta 700 grammi. Poi abbiamo sempre dei biscotti, sono sempre qui, questi qua della Coop perché erano a 1 euro. Sono buoni, normalmente prendo questi anche, se no altre marche, però anche questi sono molto buoni. E ne ho presi due perché così sono 500 grammi, più o meno fanno gli altri.
Non è che non ci sono, non ho, cioè, che mangio solo biscotti o che avrò solo biscotti o okay. Che, però, ed è sinceramente, per farci capire, i biscotti della Coop mi piacciono, i biscotti di altre marche mi piacciono, i biscotti del Conad non mi piacciono. E quindi, se davvero torniamo in arancione, comunque chiudono, comunque che, i Conad non mi piacciono, quindi ho fatto scorta di biscotti. Anche perché io la mattina li mangio anche come spezzafame, ok? Poi ho preso questi per brontolo della misura, che costa un occhio della testa, ok? E io, oltretutto, mi devo sempre leggere le confezioni, tutte le etichette, quello nutrizionali, per vedere quanti grassi, no, scusate, quanto zucchero contiene. Misura, basso indice glicemico, questi sono con biscotti con gocce di cioccolato e considerate che un 200 grammi viene 2,99 euro, me lo ricordo senza guardare lo scontrino, e comunque indice glicemico, dunque carboidrati di cui zuccheri per pezzo 0,1 grammo, è una cosa che bisogna stare attenti. In generale, però, noi sì, dobbiamo starci molto attenti. E stessa cosa, questi qua invece che sono biscotti alle nocciole, lui piace mangiarli pocciati nello yogurt, non fate domande, ma tanto se li mangia lui, ed è zuccheri, allora, carboidrati, zuccheri, 0,1 grammo, quindi sempre 0,1 per ogni biscotto. Ed è, boh, l'altra volta gli ho preso gli SZ. Questo qui è l'SZ, questo marchio qui, per chi non vuole zuccheri aggiunti, ma non ha bisogno di zuccheri, cioè non deve avere zuccheri aggiunti, questi davvero sono senza zucchero, sono buoni, è una marca che trovavo un po' ovunque, adesso non la trovo più tanto, però la trovavo tanto, l'SZ si era messa a fare la cioccolata spalmabile senza zucchero, i biscotti che sono buoni. E si è messa a fare, faceva anche perché adesso non lo trovo più, i panettoni e l'uovo di Pasqua, sempre a basso indice glicemico e senza zucchero aggiunto. Quindi, ed è se uno ha bisogno di prodotti senza zucchero, l'SZ sono golosi, gustosi, ma comunque davvero senza zucchero. Però una volta la Coop c'era, no? Adesso non ci sono più perché tutto lo scaffale senza zucchero ora è senza glutine, non si sa perché. E allora io ho preso questi. Sempre per stare in tema di senza zucchero, io ho preso i bauli senza zuccheri aggiunti, questi qui, i croissant. Ed è difficile trovare una persona che non può mangiare zucchero, deve stare molto attento alla quantità di zucchero che ingerisce, ma nello stesso tempo che è molto goloso, è davvero difficile. E questo 0,9 grammi per croissant, quindi ci sta e poi li prendiamo da tanto, da tanto. Purtroppo costano davvero tanti i bauli, però ci sta. Andiamo avanti, aspettate, vi faccio vedere l'altra borsa perché siamo sempre in tema gustoso, ma attenzione, questi sono i croissant sempre bauli, questi classici, quindi quelli con lo zucchero. Così, abbiamo detto che quell'altro è uno 0,9. Parliamo anche di zuccheri, tanto per. Zuccheri 0,9, quelli senza zucchero. Quelli classici 11 grammi, tanto per fare capire la differenza. E comunque sia, serve anche tanta roba con lo zucchero, oltre che senza zucchero. Non mi sto ad entrare, ma è una cosa che serve. Quindi, bauli, era in offerta, se no non prendevo i bauli. Uno alla ciliegia, uno all'albicocca e uno al cioccolato. Ma dato che al cioccolato avevo voglia di qualcosa anche per me, di croissant magari per la domenica da scaldarmi per colazione, mi sono presa questi della Dolcissimamente, croissant con crema al cacao, e se, vabbè, 400 grammi alla fine, sono fatti così. Sono più piccoli, ho notato, dei bauli, ma non me ne frega niente ed è così, ho la mia confezione, perché se no spariscono, chissà come mai spariscono, in questa casa spariscono le cose. Vabbè, e basta, credo di scontrino, scontrino, basta, direi che questo era tutto, quindi a questo punto metto via tutta la spesa ed è, per
Se vi piacciono questi video, che poi era una spesa parziale, perché alcune cose invece le trovo solamente in un Conad, cose che mi interessano, tipo le bevande senza zucchero, le trovo in un Conad, però non quello della mia, del mio comune, ma in un altro comune. Ma questa volta non ci sono andata, ecco, perché ne abbiamo. Andiamo avanti con le cose senza zucchero? Bene. Se state a guardare le cose senza zucchero e cercate delle bevande, Snell Up. Non è un product placement, perché con tutti i soldi che ci lasciamo dovrebbero farlo. Allora, il marchio è questo, Snell Up della San Carlo. Si trova difficilmente, io la trovo al Conad, neanche a dire chissà cosa. Costa 49 centesimi per 1,5 litro. È una bevanda gasata, ma senza zucchero. Questa è la cedrata, poi c'è anche il ginger, l'aranciata. Ce ne sono varie cose. Una volta c'era anche la Coca-Cola, ma non c'è più. Nel caso potete prendere quella senza zucchero della Coca-Cola, proprio costa un po' di più, ma c'è. E vi posso dire che questa è proprio zero. Quindi è sì gasata, ma zero zucchero. Quindi fa anche un po' di... è più gustosa. Basta. Adesso a questo punto io davvero metto via tutto perché inizia a esserci un po' molto casino. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, se un po' meno assurdo magari. Cercherò un'inquadratura migliore se vi piacciono. Mi piacerebbe fare ogni tanto uno svuota la spesa così, ma non per farvi vedere che cosa compro, perché a nessuno frega niente. Credo che non ve ne freghi niente di che cosa compro, almeno che non sia una novità. In questo caso magari vi interessa anche. Però proprio per parlare di qualcosa che ho imparato. Ad esempio questa cosa della pasta. Io non la sapevo, cioè ho sempre letto, vabbè, la Barilla Made in Italy, la Barilla, cioè non è che vado a prendere quella del Lidl, che comunque è buona, la compro, non c'è problema. Ad esempio, vabbè, quella degli discounter, sai che magari fatta con cereali dell'Extra Whey, quella la Barilla, la Voiello, perché mi vengono in mente quelle, la Divella, pensato di, e invece no, oltretutto, non per dirla tanto, ma sempre nel servizio, dicevano anche che la Conad Sapori e dintorni, quindi la linea quella più pregiata, la premium della Conad, ha preso una multa per scritte ingannevoli sulle confezioni, sempre della pasta. Quindi mettiamoci lì e davvero leggiamo le confezioni di tutto. Fatemi sapere se questo tipo di video vi è piaciuto, se non lo so, mettiamolo tra parentesi, se qualche clip sono riuscita a registrarla. Mentre ero al supermercato, scusate, se ci sono riuscita, la telecamera era attaccata alla borsetta, quindi avete sballonzolato un sacco e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!